play with me. My dirty boy, can't you see that you belong next to me? Hey sexy boy, set me free. Allora, bene ragazzi, quest'oggi siamo in compagnia dello Yongo T2 della Pure, che praticamente ci presenta questo dispositivo, questa cassa wireless praticamente, che ha una potenza di 20 watt e che e sarà disponibile in varie colorazioni, nera, rossa e quella che state vedendo. E, inoltre sarà possibile da questa, sul lato sinistro, diciamo, alzare e abbassare il volume, mettere il muto, e qui abbiamo il tasto di accensione. E sopra è pulito, a sinistra è pulito. Nella parte invece posteriore abbiamo questo, l'attacco per il muro, se vogliamo attaccare quindi il T2 al muro. Nella parte inferiore abbiamo questi dispositivi, che allora possiamo attaccare o tramite cavo, quindi un dispositivo che abbiamo, quindi jack da 3,5, il cavo di alimentazione, questa porta USB che può essere anche sfruttata per collegare il dispositivo all'Ethernet praticamente, tramite questo apposito adattatore, oppure possiamo collegare il dispositivo tramite wifi o bluetooth. Il dispositivo ci sembra essere un pochino più pesante forse rispetto perlomeno al boom che abbiamo visto prima della Logitech, ma comunque ha una buona ergonomia. Ora vi faccio sentire il volume massimo del dispositivo, anche per farvi rendere conto. Bene, questo dispositivo sarà disponibile già per la spedizione tra una settimana e due settimane, ci ha detto la Pure, e sarà venduto al costo di, perlomeno in Germania, di 180 euro, quindi più o meno in Italia sarà più o meno quel prezzo, o qualche decina di euro in più per le tasse. Bene, direi che dalla Pure è tutto, ringraziamo l'azienda per averci fatto provare il prodotto e ci vediamo alle prossime recensioni dell'IFA. Ciao!